La casa di quartiere che è stata inaugurata a febbraio di quest'anno, in questo posto che è stata spostata alla palestra popolare che era stata occupata nel 2015 in un altro stabile che sta sempre dentro questo quartiere, il comitato di quartiere e lo sportello che si occupa della soprattutto di casa e welfare, anche uno sportello di orientamento alla salute e uno sportello psicologico. Sempre dentro la casa di quartiere c'è la casa degli anziani. La pandemia, quello che abbiamo fatto è stato appunto distribuzioni prima dei dispositivi di sicurezza, quindi mascherine, guanti, ammuchine, quindi disinfettanti e poi appunto con le distribuzioni alimentari. Durate un anno e mezzo. Abbiamo anche deciso di riutilizzare gli spazi verdi, così rimetterli a posto, anche per permettere al doposcuola popolare di svolgere le attività del parco e non all'interno dello spazio in cui di solito lo fanno, perché il Covid non lo permetteva. Siamo riusciti a costruire un rapporto con il municipio, in parte conflittuale, ma in parte che ha restituito dei diritti che... Molte persone che abitano in questo quartiere fanno lavoro cura e le donne in particolare, erano gli anziani, fanno appunto le lavoratrici domestiche, altre le pulizie negli uffici e anche nelle case di privati. La narrazione è tutta schiacciata sul fatto che è un quartiere dove c'è criminalità e quasi quasi, insomma, questa narrazione è come se dicesse: abitanti quarticciolo non si meritano di avere dei servizi adeguati, dei trasporti adeguati, delle case adeguate, perché quando invece serviva mandavano i taxi qui a prendere delle persone che comunque svolgono per questa città un lavoro essenziale. Ovviamente la cura è noi, dire solidarietà vuol dire prendersi cura proprio del dove abitiamo e di chi sta all'interno di questa comunità, e anche cambiare di segno a quella che è una cura delegata solamente alle donne. Il 90% delle componenti del comitato di quartiere è formato da donne. Non è un caso, perché comunque automaticamente quando si parla di casa sono loro che se ne occupano, perché sono loro che di solito curano quell'aspetto lì, cioè vivono i loro figli dove mangiano, dove studiano, e quindi l'azione con i genitori dei bambini che vengono al doposcuola popolare come in palestra è con le madri soprattutto. Comitato di quartiere, anche se non in maniera esplicita, è un luogo dove si politicizza questa cosa, dove esce fuori dall'individualizzazione di questo lavoro di cura e diventa una cosa comune. È semplicemente politicizzare uno spazio che è già occupato dalle donne, ma non in maniera collettiva. Infatti una cosa che emerge spesso è la solitudine di questo enorme lavoro. Quindi non è un traguardo raggiunto, perché non si sgravano da quel lavoro di cura, però un conto è farlo da sole, un conto è farlo insieme, individuarlo, capire come anche far diventare alcune questioni delle rivendicazioni politiche. E questo è importante, perché vuol dire valorizzare un lavoro. Questo lavoro di cura non gli viene riconosciuto, quindi vuol dire valorizzarlo, riconoscerlo e dargli un'importanza anche rivendicativa. Una in particolare è stata molto importante per noi,
con la palestra scolare di Rio Claro in Brasile. I maestri sono venuti qui, sono aiutato proprio a fare lavoro di quartiere con i ragazzini, anche no, dal punto di vista pedagogico. Con gennaio andremo lì. Noi abbiamo un'altra relazione con Messico, sempre con una palestra neonata a San Cristobal de las Casas. E infine abbiamo una relazione anche con una palestra popolare in Palestina.